pedonale che accoglie alberi, sedute, favorisce la fruizione in sicurezza e comodità di un tratto di costa da parte dei cittadini, un nuovo impianto di illuminazione, la predisposizione per l'impianto di videosorveglianza e nel frattempo si attendono le autorizzazioni idrologiche per estendere la pedonalizzazione del tratto di costa sia nella zona nord verso l'abitato sia a sud. Il waterfront di Torre a Mare, a sud del capoluogo pugliese, si rifà il look nel tratto di strada che va da Lido Azzurro al piccolo chiosco dello Schè per circa 150 metri. A breve poi partiranno anche i lavori di riqualificazione del marciapiede opposto adiacente l'abitato in modo tale da garantire un'unica finitura di materiali lungo l'intero tratto di costa interessato dai lavori. Il nuovo marciapiede avrà una lunghezza di 1,5 metri e sarà dotato di scivoli per le persone con disabilità e della predisposizione per l'impianto di pubblica illuminazione. L'obiettivo è quello di ridare il waterfront a Torre a Mare. Tutto finanziato e anche tutto progettato. Aspettiamo le autorizzazioni a monte e a valle e poi lo completeremo. È un tratto per ora sperimentale anche per far vedere come sarà. Sarà così per tutto questo tratto di costa in questo quartiere, ma stiamo riqualificando tutti e 42 i chilometri di costa. Abbiamo iniziato con San Girolamo, adesso andrà in gara il waterfront di Santo Spirito. Finalmente torniamo, proviamo a tornare ad essere una città di mare, non una città con il mare come eravamo diventati prima.